Beh, ora sì, adesso sì che possiamo incominciare il nostro spettacolo di magia. Eccoci qua. Buonasera! Chiudi questa cerniera. Chiudi. E che stai combinando col Oh, scusa. Allora, mi chiudi la cerniera? Chiusa? No. Perfetto. Riprendi la bacchetta, tocca, anzi, soffia prima nel nostro sacco magico. Toccalo con la bacchetta magica. Eh sì, giustamente c'ha fame, vuole un attimo cucinare. Allora tira fuori. E al mio tre diremo insieme la parola magica, pippirulì, pippirulà. Uno, due, tre, pippirulì. E la pallina compari. No, aspetta, come ti ho detto prima, tu non puoi suonare, né qua, né qui, e né là, ok? Né qua, né qui, e né là, chiaro? Chiaro? Via, via, né qua, né qui e né là. È la prima volta in tanti anni che finalmente la musica trova spazio anche grazie a quelli che sono i prodotti buoni della nostra terra. Siamo a Massafra. A Massafra, terra notoriamente destinata alla gastronomia, vero? C'è Nicola, eccolo qui, Nicola Mottola, della premiata ditta Mottola e Figli, no? A questo punto. È figlio. È figlio, bene. Che deve portare avanti la tradizione. Perché parliamo di un caseificio che produce cose squisitissime. Abbiamo usufruito ampiamente della mozzarella nota, della mozzarella Mottola, e siamo qui con lo spettacolo di Ciccio Riccio, appunto, per festeggiare anche 50 anni di onorata carriera. Io vi ringrazio della vostra presenza qui a Massafra, che ci onora della vostra radio, che io sono un vostro fan da piccolo, ecco. Ho tenuto molto che voi fosse presente, perché questa è la nostra festa di famiglia, che poi ha coinvolto tanta gente, e che quindi è davvero una festa, quello che volevamo fare. Ci siamo riusciti, con voi ci siamo riusciti. Ed è anche un passaggio generazionale, giusto? Un passaggio generazionale, perché da 50 anni mio padre continua ancora con me questa attività, e io cercherò di portarla avanti per quello che il Signore, che fa nuove tutte le cose, mi consentirà di farlo. E qui c'è Ciccio Riccio di nuovo, quindi ciao, io sono Vana, con me qui c'è Grazia, per il 50° anniversario dell'antica latteria Mottola a Massafra, per Ciccio Riccio TV. Tra l'altro mi sono fermato qui perché mi sono sempre chiesto come nascono le mozzarelle. Perché magari una volta c'era tutto a mano, vero? Però adesso c'è anche di mezzo. E questa macchina è strana. Noi cerchiamo di mantenere... Mi spieghi questa macchina? Noi cerchiamo, dicevo, di mantenere sempre la tradizione, di mantenere il prodotto il più genuino possibile senza sofisticarlo con nessun mezzo. Oggi i mezzi esistono, ma noi cerchiamo di mantenere sempre la genuinità e la tradizione. Dicevo, questa macchina che qui vediamo non è altro soltanto che permette, agevola un po' la funzione della lavorazione. È un macchinario che impasta, c'è tutta una catena di montaggio. Qui viene messa la cagliata, fatta, che avviene dopo la divisione del solito dal liquido, dai tini. E poi di qui fuoriesce la pasta calda, che viene lavorata con dell'acqua a 90 gradi e che quindi potenzialmente brucia, si sente nelle mani. E in questo modo poi si gustano appunto queste fantastiche mozzarelle. Qui a Massafra, però il caseificio si chiama Mottola, attenzione, è importante questo, chissà quanti equivoci sono nati nel corso della storia. Tanti auguri Nicola. Grazie. E buon divertimento. Grazie. Ciao. Ciao, io sono Vava. Ciao, io sono Grazia. E voi siete su Ciccio Riccio TV. Sulle mani, un saluto. D'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica. Thank you.
Adesso vi spiego a cosa serve Grazia. Grazia, per cortesia, tu che sei una bella ragazza, mi tocchi la corda, per favore. Sì, me la tocchi un attimo, tutta così. Sì, grazie, per cortesia, ok. Perfetto, così. Allora, tocchiamola adesso con la bacchetta magica, questa corda. Al mio 3, 1, 2, 3. Pipirulì. E vediamo alla corda cosa succederà. Oh, 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 oh. Oh, ci voleva il tocco magico della nostra Grazia. Grazie, grazie. Ok, lanciamo questa maglietta, vai. Siete sicure che le mani siano abbastanza alte? Due, due, basta. E uno, e due, e tre. Pippirulì, il clown se ne va. Il clown, dove sta il clown? Il mago se ne va.